Bentornati sul canale YouTube di CiovareMagazine.it. Siamo a bordo di un'auto connessa, anche questa volta una supercar connessa Jaguar, modello F-Pace, allestimento First Edition, motore 3000 turbo diesel 300 cavalli, ma la chicca vera è all'interno. Nel salotto multimediale di quest'auto c'è un display da 10,3 pollici che mostra l'In Control Touch Pro, una piattaforma che permette di vedere video, chiaramente controllare riproduzione multimediale, ha integrato il navigatore, è un vero e proprio sistema di intrattenimento e l'abbiamo configurato insieme al Galaxy Note 7 per farvi vedere esattamente com'è un vero e proprio salotto super esclusivo da viaggio con un sistema multimediale che funziona perfettamente, ma lo scoprirete fra poco. Siamo saliti a bordo di questa F-Pace Jaguar. Come tutte auto moderne super evolute, la chiave è puramente un dongle, basta tenerlo addosso in tasca. In questo momento lo metto in tasca interna della giacca, si accende attraverso il tasto start e stop, quindi basta tenere premuto il freno e la macchina si accende, si attiva il cruscotto multimediale. Allora, come noterete ci sono due cruscotti, questo è un display, non è analogico, è completamente configurabile, ve lo faremo vedere dopo. Questo è l'In Control Touch Pro Jaguar, e il Bluetooth è già attivo sia sul telefonino sia sul cruscotto, e partirà già configurando le funzioni telefoniche multimediali del telefono. Jaguar. Finalmente si è attivato l'In Control Touch Pro. Allora, il display da 10,3 pollici, diciamo, è la massima, la migliore configurazione possibile per il cruscotto multimediale di questo segmento di SUV di Jaguar, chiaramente. Allora, questa è l'interfaccia, l'abbiamo già connessa al Note 7. Partiamo dalla base, cioè dalla funzione telefonica. Noi stiamo andando, ovviamente. La funzione telefonica cosa vi mostra subito appena attivata? Il tastino numerico, i contatti, le telefonate recenti. Proviamo a chiamare il 190 perché, per dire, ho bisogno di avere un'informazione. Si attiva il telefonino esattamente qua sotto. Benvenuto lì. Chiaramente, se ricevete una telefonata compare il menu telefonico, potete rispondere. Tra l'altro, cosa curiosa, vi permette anche di configurare la segreteria telefonica. Io in questo momento non l'ho fatto, potete definire il numero di telefono della vostra segreteria o dell'operatore, a seconda che l'abbiate privata o centralizzata o di qualunque altro tipo, e così la potete veramente utilizzare mentre guidate. Siamo partiti dal telefono perché è l'aggancio più forte col nostro mondo, ma veniamo veramente alle potenzialità di questo In Control Touch Pro. Allora, parte multimediale, ho configurato il Note 7, in questo momento sto facendo riprodurre Spotify, quindi questa è la mia playlist di Spotify. Qua ho una serie di altre funzioni laterali che mi permettono di arrivare a funzioni integrate nell'In Control Touch Pro, ma che non sono in primo piano in questo momento. Quindi posso vedere dove mi trovo e quindi attivare la parte di navigazione, posso ritornare a funzioni telefoniche, oppure chiaramente questa è la copertina di quello che sto ascoltando in questo momento. Parte multimediale. Allora, l'impianto di questa auto della first edition della F-Pace è Meridian, che è l'allestimento migliore che permette questo tipo di auto. 380 watt di potenza dichiarati, ve lo faccio ascoltare. She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. Allora, abbiamo parlato dell'app, ma non è l'unico modo per utilizzare le app sulla Jaguar F-Pace. Basta fare uno scroll del sistema di infotainment per scoprire che c'è questa voce In Control Apps, ci sono le apps. Come si fa per utilizzare questa funzione? Allora, intanto è necessario installare l'app scaricabile gratuitamente sullo smartphone, si chiama allo stesso modo, e dà un sottoinsieme delle applicazioni disponibili sullo store di Android e iOS utilizzabili in maniera remota sul display. A questo punto che si collega un cavo USB a una delle due porte, si collega lo smartphone Note 7 in questo caso,
sta facendo la scansione per vedere quali app di quelle supportate sono installate. Va sbloccato. Ok, e queste sono le app. Compare sul display quest'icona per dire che voi state di fatto dialogando, avete ceduto il controllo in questa fase al sistema multimediale dello store. Queste sono alcune delle app che vi faremo vedere. Allora, contatti, calendario e musica sono contenuti presenti in locale sullo smartphone. Allora, queste sono le app della piattaforma InControl Apps della Jaguar Pace, in particolare dell'InControl Touch Pro. Queste sono le applicazioni che posso installare direttamente, come vedete, dal Google Play, e che sono configurabili, vi ho fatto vedere prima, direttamente, e utilizzabili direttamente dal display touch integrato nel cruscotto. Quindi questo display diventa una sorta di mirror di schermo derivato del telefonino. Sono alcune in Italia, sono principalmente radio, sistemi con georeferenziazione di informazioni, come abbiamo visto prima, quello per City Seeker, oppure il navigatore. In altri paesi sono molte di più, è un sottoinsieme di quelli di Google Play. Sempre in tema di app, vi faccio vedere il Remote, che è quest'app che vi accennavo prima, vi permette di gestire quasi o pressoché tutte le funzioni vitali dell'auto in remoto dal telefonino. Chiaramente deve essere configurata, la macchina deve essere connessa alla rete cellulare, soprattutto deve avere una macchina di proprietà, perché mi chiede la registrazione a questo account di questa applicazione una serie di informazioni che sono relative al proprietario dell'auto. Questa è un'unità demo, per cui non l'ho potuta fare, però vi faccio vedere cosa vi permette di fare il Remote. Vi permette di vedere l'autonomia, di dov'è parcheggiato il veicolo, e quindi avere indicazioni per raggiungerlo, accenderlo addirittura, vedere la temperatura per regolarla, lo storico dei percorsi e il numero di assistenza qualora abbiate bisogno di assistenza. Allora, mi sono fermato perché quest'auto è anche munita divano per SIM, vicino alle porte HDMI USB che vi ho mostrato prima. Che succede? Succede che posso utilizzare l'auto in connettività, usa l'antenna integrata per la radio per connettersi alla rete a banda larga cellulare, quindi traffico dati, e mi permette di usare il browser web, immettendo l'URL, di utilizzare servizi live che prevedono, anche in questo caso, il login che io non ho, e gli aggiornamenti in tempo reale della piattaforma o delle informazioni. Non solo, ma andando in tutte le impostazioni, funzioni, connettività, io posso attivare i dati mobili e usare anche l'auto come uno spot. Quindi attivi i dati mobili se avessi la SIM, accetto. Ok, e posso usare la macchina come uno spot, esattamente come avviene sul telefonino, in maniera identica. Quindi io ovviamente non ho inserito la scheda SIM, però nell'impostazione hotspot definisco il nome della rete, definisco la password, tutti i passeggeri, sfruttando la SIM nel cruscotto, possono connettersi e quindi navigare anche quando siamo in viaggio. Andiamo a bomba sul InControl Touch Pro, il sistema di infotainment, per farvi vedere una serie di altre funzioni. Vi ho fatto vedere le app che dialogano in modo nativo col cruscotto, quindi sono riprodotte sul cruscotto. Vi faccio vedere altre cose. Per esempio, vi faccio vedere questa funzione che analizza in tempo reale il vostro stile di guida e vi fa vedere se state guidando in maniera ecologica, con tanto di cronologia, quindi anche con dei premi. Insomma, qualche volta io sono riuscito a guidare in maniera ecologica, altre volte no, altre volte mi sono un po' sbizzarrito con l'acceleratore. A proposito di acceleratore, questo mi dà il lancio per dirvi che la Jaguar F-Pace è configurabile in maniera molto dettagliata sul tipo di comportamento, con la modalità dinamica, in questo momento disattivata. Per attivarla devo muovermi con il selettore posto sulla plancia, questo che giusto per dirvi, questo è il cambio automatico. Con questo selettore si cambia la modalità, se retro, folle, eccetera. Questo è il selettore. Allora, spostandomi con il selettore, io passo la modalità da eco a modalità normale alla modalità dinamica. La modalità dinamica è quella con la bandiera a quadri, e si attiva
il display. Ok, cosa posso fare a questo punto? Posso andare a interagire e quindi posso configurarmi l'auto come più mi piace. Questo è il setup di fabbrica, setup personalizzato. Voglio andare a voglio mettere il motore normale perché il motore dinamico consuma troppo. Poi posso far partire il cronometro. Allora, parliamoci chiaro, non posso fare le gare in città, però voglio divertirmi, magari quando faccio i viaggi un po' lunghi, per vedere quanto pesante la scarpa quel giorno lì, non è sicuramente colpa mia se vado veloce. Voglio vedere, questo è il giroscopio, l'accelerazione G mi mostra esattamente quali sono le sollecitazioni gravitazionali che io sto facendo una curva a cui il mio corpo e l'auto è soggetta. Infine la frenata, tipologia di frenata. Questa è proprio telemetria da Formula 1 quasi, quindi sto schiacciando l'acceleratore, adesso farò un'accelerata per la gioia di chi riprende, ok, e adesso freno per la gioia sempre di chi riprende. E poi guardiamo il grafico. Questo è il grafico del pedale. Adesso parliamo del cruscotto classico di guida. Allora, è un display. Ok, non è analogico, è un display, ve l'ho già detto prima, ed è completamente configurabile perché agendo sui comandi sul volante è possibile impostare non solo le visualizzazioni sul display, ma anche sistemi di aiuto alla guida. Ve ne faccio vedere alcuni. Allora, intanto la parte più divertente. Le informazioni da mostrare sul display possono avere un tema. Io ho usato il modalità tecnica, però c'è anche modalità parziale, un po' più tradizionale, diciamo, grafica, molto high tech, e minima. Questa è bellissima, non c'è niente. Mettiamola sul parziale, giusto per cambiare un po' colore. Poi, quadro di informazioni, cioè il tondino, ok, che stiamo vedendo in questo momento, può mostrare l'audio che state vedendo, il giaguaro, c'è una figura fissa del giaguaro, Jaguar, o l'orologio, mettiamo l'orologio in questo caso, giusto per cambiare un po'. La mappa, e questa è bellissima, vi fa vedere invece della velocità che è nella parte inferiore e quant'altro, tutto il display è occupato dalla mappa di navigazione, non potete perdervi. Togliamo la mappa. Ok, andiamo sull'assistenza conducente. Questo è per farvi vedere la quantità di aiuti alla guida che ha, quindi controllo di stabilità, controllo di velocità, può impostare in automatico il limite di velocità, può impostare una serie di allarmi. Non solo, la trazione è 4x4 controllata in tempo reale, ok, quindi la centralina controlla su ogni singola ruota il livello di trazione, regola in automatico il livello di trazione, soprattutto in curva va a incidere sul freno leggermente di una singola ruota per garantire la migliore aderenza in curva. Vi assicuro che fare curva in quest'auto, che è enorme, sembra di essere su una smart. Sorgente, per definire la sorgente da cui ascoltare, in questo caso lettore multimediale, radio, eccetera, preferiti. Le recenti sono le chiamate recenti, e direi che ho finito con anche questo secondo display che trasforma la guida sostanzialmente in un'avventura ancora più coinvolgente, perché quest'auto, oltre ad essere un'auto, una super SUV, è, come vi dicevo prima, abbiamo dimostrato un vero e proprio salotto da guida.